Bentornati a tutti quanti in questo nuovo video e benvenuti dopo tantissimo tempo a questo nuovo video di aggiornamento, lunghissimo sicuramente video di aggiornamento perché si parla di quasi 70 film, non sono 70 ma ci andiamo vicino, ci sono anche un sacco di film di cui probabilmente mi dilungherò anche a parlare, anche se come al solito io mi faccio la promessa, cercherò di non dilungarmi troppo e poi i video vanno a finire che durano più di un'ora, oramai. Questo è il trend. Prima di cominciare con il video vero e proprio, ci tengo a dirvi due cose. La prima è che vi ricordo che qui sotto nella descrizione del video troverete i link di Amazon di tutti i film, quelli possibili da acquistare. Se acquistate questi film da questi link o comunque accedete ad Amazon attraverso uno di questi link e acquistate il prodotto o comunque acquistate qualche prodotto partendo da questi link, Amazon mi riconosce una piccola parte che può aiutare mano a mano a far crescere questo canale. Tra l'altro, se vi chiedete perché ci sono dei buchi nella mia collezione, probabilmente vi siete persi l'ultimo video che ho fatto, quello in cui faccio il tour di camera mia. E se vedete un po' di caos, se vedete lì che c'è quel mobile che non appartiene a camera mia ma appartiene a camera di mia sorella, è perché in questo momento stiamo facendo dei lavori in casa e quindi la casa è un po' scombussolata. Anche qui davanti a me c'è un caos enorme. L'altra cosa che vi volevo segnalare, come ho già spammato fin troppo negli ultimi miei video su Facebook che sia, vi invito a visionare, a mettere mi piace e a condividere il video che ho fatto dedicato al mio primo romanzo, perché spero che attraverso la visibilità di quel video magari possa avere un calcio in più per riuscire a entrare nel mondo dell'editoria con questo mio primo romanzo, che per me è un sogno che si avvera, aver finalmente scritto il mio primo romanzo e ci terrei che questo libro venga pubblicato e magari la visibilità che si può ottenere su internet mi può dare davvero un ottimo aiuto per cominciare. Detto questo, allora, in questo video ci saranno un sacco di Blu-ray, un sacco di DVD, ci saranno tanti DVD usati che ho comprato al mercatino, alcuni che mi sono, diciamo, arrivati in eredità, di questo parleremo quando si arriva. Direi, visto che questa intro è già durata troppo, bando alle ciance, cominciamo con il video vero e proprio. Allora, cominciamo ovviamente dai Blu-ray. Tutti questi Blu-ray, a parte qualche piccolissima eccezione, praticamente li ho acquistati tutti sfruttando delle promo che ci sono state durante l'estate. Tra Amazon e MediaWorld quest'estate ci sono stati davvero tantissimi sconti. E letteralmente, a parte uno o due titoli che non ho preso, magari l'ho preso magari perché ci sono alcuni film che un film che ho fatto arrivare dalla Francia, uno che l'ho fatto arrivare dall'America. Quindi, a parte quelli e qualchedun altro, sono quasi tutti stati presi con degli sconti. E di conseguenza, molti film non li ho ancora visti. Cominciamo con il primo Blu-ray che è The Lego Movie 2. Allora, questo The Lego Movie 2 a me è piaciuto davvero tanto, anche se, dico la verità, non mi ha fatto impazzire come il primo film. Il primo film lo avevo trovato, spero che forse così non c'è il riflesso. Allora, il primo film l'avevo trovato veramente carinissimo, geniale nella sua storia, geniale nella sua morale, simpaticissimo, bellissimo nella messa in scena che sembrava quasi fatto in stop motion, con la parte in live action davvero toccante, davvero tenera. Questo secondo film è più invece nelle corde invece di tipo Lego Batman o Lego Ninjago, quindi più folle, meno pesante a livello emotivo, diciamo, nonostante ci sia comunque una parte emotiva notevole. Ho trovato simpatico come tutto il film alla fine sia un musical, ma allo stesso tempo una parodia del musical, perché ogni volta che i personaggi si mettono a cantare, loro stessi sono un po' turbati da questa cosa, dicono: ma perché siamo diventati un musical? Perché ci stiamo mettendo a cantare? L'ho trovata simpatica questa cosa, cioè ribadisco, il film mi ha veramente divertito. Non mi ha convinto come il primo, però la sua figura la fa, le sue risate me le ha fatte fare, comunque l'ho visto
davvero con piacere e lo rivedrò con altrettanto piacere. Poi un film di una certa portata, di un regista di una certa portata, che è La casa di Jack di Lars von Trier. Allora, qui probabilmente mi prenderò la rabbia di molti, ma a me questo film non mi ha convinto appieno, nel senso che tecnicamente è eccelso, e grazie al cazzo, è diretto da Lars von Trier, che non è proprio un fesso di regista, anzi è un signor regista. Il problema è che l'ho trovato, cioè i film di Lars von Trier sono belli perché ovviamente oltre a raccontare la semplice storia messa in scena, hanno dei sottotesti, hanno dei livelli stratificati da analizzare. Questo film è una gigantesca metafora, dall'inizio alla fine è una metafora. Il problema è che questa metafora è palese, cioè fin dall'inizio è chiaro immediatamente che tutto questo film in realtà non è che una metafora dello stesso Lars von Trier. E detto questo, cioè non ho trovato il guizzo geniale che poteva esserci in Nymphomaniac, in Dogville, in Antichrist, ma pure in film come Il Grande Capo o Dancer in the Dark. Non ci ho visto quel guizzo di genio, quel qualcosa che cazzo, Lars von Trier che ti lascia dentro, che quando finisci di vedere il film stai lì giorni e giorni a pensare a quello che hai visto. Ribadisco, è bello, è fatto benissimo, registicamente, stilisticamente è veramente notevole, però come lavoro di Lars von Trier mi ha lasciato così, non mi aspettavo qualcosa di più da questo regista. È comunque notevole, ci sono le scene disturbanti, per l'amor di Dio. C'è comunque la cattiveria, lo sporco di Lars von Trier, tuttavia, non lo so, mi è sembrato come se si fosse voluto adagiare un po', ha voluto fare un qualcosa di magari un po' più semplice. Indubbiamente è ovvio che non sempre si possono fare dei film grandiosi, però da uno come lui mi aspettavo comunque un qualcosa di un pochino più appunto stratificato. Questo invece è abbastanza facile da fruire, ecco, forse è questo il fatto. Mi aspettavo un film un po' più cervellotico, invece si fruisce molto semplice, molto facilmente questo film. E non è una cosa negativa, torno a ripetere, è semplicemente che non era ciò che mi aspettavo. Probabilmente rivedendolo potrei cambiare opinione, anzi, quasi sicuramente sarà così perché so cosa sto andando a vedere e magari lo rivaluto. Una cosa è che mi ha lasciato un po' così è la qualità di questo Blu-ray, che non riesco a capire se è perché, allora, Lars von Trier ha sempre uno stile fotografico molto particolare, però non riesco a capire perché in questo Blu-ray ci sono delle sequenze in cui, siccome ci sono un sacco di sequenze di notte, ci sono delle sequenze in cui il nero della notte sembra blu, e non ho capito se è una precisa scelta stilistica o se è un errore del master di questo Blu-ray. Non ne ho idea, magari se sapete qualcosa in più datemi delucidazioni. Poi passiamo a il primo cofanetto dei tanti cofanetti che ci saranno in questo video, che è della Midnight Factory, in particolare della Midnight Classic, ed è La casa nera di Wes Craven. Allora, questo film è spassosissimo, è veramente figo e simpatico da vedere, però anche in questo caso lo reputo forse il film di Wes Craven che mi è piaciuto meno, poiché paradossalmente non sentivo molto il suo stile in questo film. Nel senso che io con Wes Craven sono abituato a Nightmare, sono abituato a Scream, a Swamp Thing, comunque film che nei loro deliri avevano un certo equilibrio. Questo qui invece mi è sembrato praticamente sono sicuro che era quella la volontà, era semplicemente un finto film per famiglie che in realtà è horror. Ci sono delle sequenze bellissime, la trama è veramente intrigante e figa, tutta ambientata dentro questa casa labirintica. Niente male, poi mi fa morire che i due cattivoni sono i due attori che erano anche in Twin Peaks, eppure lì facevano marito e moglie. È forte questa cosa, è simpatica, è un film delirante, divertente, però appunto
Non lo so, pure in questo caso forse da Wes Craven mi aspettavo qualcosa di diverso. Poi due cofanetti delle due stagioni del Trono di Spade, la sesta e la settima. Visto che adesso è uscita l'ultima stagione, ho detto, vabbè dai, è il momento di recuperare le stagioni che mi mancavano. La cosa divertente è che io in realtà con il Trono di Spade sono fermo alla quarta. Sì, credo alla quarta stagione, se non addirittura alla terza, sono fermo. Perché io avevo letto i libri, mi sono reso conto a un certo punto che la serie appunto smetteva ovviamente di seguire i libri, perché Martin ci mette una vita a scrivere un libro, come, cioè, il tempo ce l'ha, quindi non capisco perché ci procrastini così tanto. E mi sono detto, ok, allora a questo punto aspetto che finisca tutta quanta e poi me la vedo in una botta sola. Quindi adesso queste stagioni non le ho ancora visionate, quando poi uscirà l'ultima stagione comprerò anche quella e mi farò un binge watching di tutto quanto, ricominciando da capo mi rivedrò tutto il Trono di Spade. Poi altro film che ho comprato ma non ho ancora visto perché ho il primo che devo ancora vedere che è Creed 2. Io adoro la saga di Rocky nonostante penso che i suoi film siano il primo film di Rocky, bellissimo, il secondo film, il mio preferito. Dal terzo in poi, secondo me, c'è sempre stata una discesa. Creed, che dovrebbe essere una cosa comunque parallela, un progetto a parte, dovrebbe ridare un po' di linfa a questa saga di film sportivi. E quindi magari mi ridarà un nuovo interesse a questa saga. Però, appunto, non ho visto Creed 1, che comunque ho, non potevo vedere Creed 2. Anche se c'è il ritorno di Ivan Drago e sono curioso per quello. Poi film che io avevo già in DVD e che finalmente i film della DreamWorks li stanno ripubblicando anche in Blu-ray qui da noi e ho preso immediatamente Sinbad e devo al più presto recuperare anche Eldorado perché io adoro La strada per Eldorado. Come già detto, appunto, io questo film già lo possedevo in DVD, però ho voluto ricomprarlo in Blu-ray perché comunque è un film che a me piace tantissimo e per quanto sia comunque un film d'animazione, il Blu-ray un pochino di differenza nella gestione dei colori, dei fondali, delle animazioni ci sta e a me Sinbad è piaciuto tantissimo, fin da piccolo ero innamorato della cattiva, poi a me piace l'avventura, piacciono queste storie poi esotiche. Carinissimo, Sinbad, purtroppo trattato malissimo, come anche Eldorado, sono stati entrambi dei flop, eppure sono forse tra i film più belli che secondo me ha fatto la DreamWorks insieme alla saga di Dragon Trainer. Poi, film della Marvel, primo 4K di questo aggiornamento, Captain Marvel, che allora, io ho un problema con Brie Larson, perché? Secondo me Brie Larson è bellissima, è forse una delle attrici più belle, secondo me, per i miei canoni, per i miei gusti, Brie Larson è veramente bella. Il problema è che non mi ha mai veramente convinto come attrice. Nel senso, io mi ero innamorato di lei in Scott Pilgrim, dove mi aveva fatto impazzire la sua recitazione molto statuaria, ferma, quasi inespressiva. E poi negli altri film che ho visto, cioè, se la cava, però non mi ha mai fatto dire cazzo, questa è un'attrice brava. Mi ricordo che avevo visto per esempio Kong Skull Island, lì mi era un po' piaciucchiato, ma perché il film è un film con i mostroni delirante e a me piaceva. Guardando questo film, lei praticamente fa lo stesso identico ruolo che ha fatto in Kong Skull Island. E quindi non mi ha lasciato niente. Il film in sé mi ha colpito molto, la colonna sonora. La colonna sonora di questo film vi è veramente piaciuta un sacco. Come storia in sé è forse tra i film della Marvel che mi è piaciuto meno. Cioè, non siamo ai livelli, per esempio, di Iron Man 3, che per me è proprio il peggiore di tutti. Però secondo me, è al penultimo posto. Cioè, per dire, persino Thor The Dark World mi è piaciuto di più di questo film. Perché, cioè, personalmente l'ho visto palesemente come un film filler messo perché
Poi lei sarebbe stata anche in Endgame e quindi c'era bisogno di introdurlo perché comunque un personaggio importante serviva introdurla bene con un suo film. Mi dispiace perché è il primo film della Marvel con un personaggio protagonista femminile e torno a ripetere, alla fine il film è pure passabile, però semplicemente a me non mi ha lasciato nulla, cioè l'ho visto al cinema e poi me lo sono rivisto appena l'ho comprato. Ma non, cioè appena lo finisco subito me ne dimentico, non mi lascia interesse, non, cioè a parte appunto il fatto che Brie Larson sia buona, non mi ha detto nulla di che, comunque paradossalmente ho trovato più divertente il gatto, per dirvi. Che dire, cioè, non è un film che butto, non è un film orribile di quelli da bruciare e dimenticare, però in tutta la saga di film della Marvel, che bene o male a me sono sempre piaciuti, questo è forse tra quelli che invece reputererei quasi. Si dice reputererei? Reputerei. Scusate, sono stanco, non è vero, però mi sono incespicato. Però appunto lo reputo uno dei film meno riusciti. Passiamo ora. Ho notato che finora, a differenza del solito, sono stato meno entusiasta del solito a parlare di questi film. Invece adesso andiamo a un film veramente bellissimo che mi sono pentito amaramente di non essere andato a vedere al cinema. E poi c'è un film di merda. Però vabbè. Film bellissimo, veramente un cacchio di capolavoro. Stupido io che non lo sono andato a vedere al cinema. La favorita di Lanthimos, o Lanthimos, o come cacchio si pronunciano i nomi greci. Allora, questo film è un'estasi visiva, cioè non provavo così tanta gioia, anche solo visivamente, per un film da davvero tanto troppo tempo. L'inquadratura secondo me è un po' storta. Ok, forse adesso è più dritta. Ok, allora, a parte le tre attrici protagoniste, tra cui Emma Stone, che penso che così bella messa sullo schermo non l'ho vista mai. Storia bellissima, appassionante, regia stratosferica, la fotografia basata solo sulla luce naturale, ma giocata veramente bene con dei giochi di luce e ombre davvero incredibili. Io sono rimasto estasiato, c'è un'inquadratura di Emma Stone dove c'è un taglio di luce, un gioco di chiaroscuri incredibile e soprattutto appunto questo taglio di luce che gli attraversa. Lei è Emma Stone, io la amo, parte perché è bellissima, ha questi occhi enormi e c'è questa inquadratura dove la luce fa questo taglio di luce sui suoi occhi e si vede sul viso il riflesso dell'iride dei suoi occhi verdi azzurri che siano, e io stavo lì, ero impressionato da quella sequenza, cioè solo quell'immagine secondo me riassume tutta la poetica visiva di questo film. Ed il bello è che, oltre a essere un film tecnicamente eccelso, forse il film al momento, forse il film più bello uscito quest'anno, secondo me. Ora l'anno deve ancora finire, non mi voglio sbilanciare, ma forse per adesso questo è il film più bello che ho visto quest'anno. E ribadisco, unito, che tra l'altro, no, aspetta, sì, 2019, che unito a, appunto, a una fotografia, una tecnica così ottima, anche una storia veramente bella che ti prende, ti stringe fino alla fine, e il film comunque dura 2 ore e non ti annoi un secondo. Ogni sequenza è bellissima, ogni scena, ogni intrigo, ogni dialogo, veramente, veramente bello. Una punta di erotismo fatta come si deve, cioè veramente un capolavoro, non ci sono altre parole per descrivere questo film se non capolavoro, cinema d'arte all'ennesima potenza, un grandissimo film, bellissimo, la favorita, veramente bello, bello, bello. E giustamente adesso passiamo a un film che invece mi ha fatto cagare. Io, bene o male, mi fido quasi sempre della Midnight Factory, o perlomeno cerco di comprare sempre dei film che mi interessano. Io, il bello è che il 90% delle volte i film della Midnight Factory li compro a occhi chiusi, senza vederli, senza conoscerli, li compro perché comunque li voglio finanziare, perché la Midnight sta facendo un lavoro impressionante nella distribuzione italiana, quindi è sempre bene comunque favorirli. Però questo film l'ho preso comunque incuriosito
L'ho visto, poi leggevo ovunque recensioni positive, film fantastico, incredibile. L'ho visto, mamma, non mi è piaciuto per niente. Cioè, il film dura pure poco. Quanto dura? 80 minuti, cioè 80 minuti non è un cazzo. Eppure, per me sono stati pesantissimi. Il film è Let Her Out. E allora, il punto è che, leggendo la trama, vedendo i trailer e tutto quanto, pensavo fosse un film body horror, e tecnicamente lo è. Il problema è che i personaggi sono piattissimi e scontatissimi, è scontato tutto ciò che deve succedere, si capisce dall'inizio alla fine quello che deve accadere, quello che devono dire. Non mi è piaciuto, non mi è piaciuto. L'unica cosa che salvo è l'unica vera e effettiva sequenza body horror che c'è verso la fine del film. Quella veramente mi è piaciuta un sacco. E mi sono chiesto: ma perché porca miseria tutto il film non era così? Purtroppo, ok, cioè, ribadisco, non si può avere sempre fortuna, non può essere sempre tutto bello. A me questo Letter Out mi ha deluso. Mi aspettavo veramente di più, ma è andata così. Amen. Proseguiamo ora, questo è uno dei film di Ken, della saga della leggenda di Ken, questo nel particolare è la leggenda di Toki, preso perché così mando avanti la saga, dopo ci sarà anche quell'altro, quindi senza che mi ci dilungo troppo. Poi cofanetto di una saga di film di cui devo fare mea culpa, perché questi sono film che uno normalmente io li annuncerei come miti della mia infanzia. Il problema è che io questi film non li ho visti quando ero piccolo ed è un peccato perché in particolare il primo film sono certo che da piccolo mi sarebbe piaciuto un casino. E comunque anche adesso, da grande, a 27 anni, che l'ho visto per la prima volta a 27 anni questo cacchio di film, il primo mi è piaciuto un casino, gli altri un po' meno, ma vediamo un po'. Il cofanetto in questione è il cofanetto di Karate Kid. Allora, il primo Karate Kid mi è piaciuto veramente molto, cioè, a parte che trasuda anni 80, ma proprio quella parte degli anni 80 che a me piace, quei film ultra motivazionali con i ragazzi, poi questo pure sportivo. Il primo film mi è veramente, veramente piaciuto tantissimo e appunto mi sono pentito, mi sono detto ma come cacchio ho fatto a non vedere questo film da piccolo perché lo avrei amato. E quindi cioè, sono rimasto me la sono presa con me stesso perché appunto perché cacchio non hai mai visto Karate Kid da piccolo. Poi ho visto il secondo che non mi è piaciuto per niente, cioè l'ho trovato proprio stupido per non dire inutile. E il terzo penso sia una delle cose più imbarazzanti che abbiamo, cioè è un film. Cioè, probabilmente, ripeto, cioè, se l'avessi visti da piccolo questi film, probabilmente mi sarebbero piaciuti tutti, ma il secondo, appunto, l'ho trovato inutile, innocuo, ma inutile. Cioè, lo finisci di vedere, passa, ciao. Il terzo l'ho trovato proprio cioè, un film imbecille. Non ha senso dall'inizio alla fine, il terzo film. Il quarto, che tecnicamente dovrebbe essere uno spin-off, non l'ho ancora visionato, quindi non mi esprimo, è il reboot, quello con Jackie Chan non l'ho ancora visionato, quindi neanche in quel caso mi esprimo. Poi altro film che ho comprato ma non ho ancora visto, che è Detective D e i quattro re celesti. Non l'ho ancora visto perché io di Detective D in realtà ho visto soltanto il primo film, che mi era piaciuto veramente tantissimo, e poi c'è il seguito che era Young Detective D, se non sbaglio, e poi c'è questo qui. Però, cioè, allora, Tsui Hark è un mago. Nei film action è veramente bravissimo, un ottimo regista. E appunto il primo Detective D era veramente figo come film, quindi mi fido abbastanza che anche i sequel siano allo stesso livello. Altro film comprato ma non ho visto, io sono un fan sfegatato di Dragon Ball, però sono talmente stupido che non ho ancora visto Dragon Ball Super. Di conseguenza, Dragon Ball Super Broly, l'ho comprato, ma ovviamente non l'ho ancora visto e non lo potrò vedere finché non mi vedo tutto quanto Dragon Ball Super. Ora, possiamo stare qui a disquisire quanto volete sul valore effettivamente di una storia e di un manga e di un anime come Dragon Ball.
Non sarà ovviamente un'opera d'arte, non sarà un capolavoro dell'animazione, però è una saga che io mi porto nel cuore da quando ero piccolo. Penso che tutti quelli come me, cresciuti nella mia generazione, si svenavano per cercare di tornare in casa in orario per poter vedere Dragon Ball, quindi cioè io amo Dragon Ball per questo motivo, amo la saga dei Saiyan e non penso di dovermi giustificare ulteriormente, mi piace Dragon Ball, punto, non stiamo qui a disquisire. Poi, altro bellissimo film, questo è un film di Netflix che ringrazio la Eagle e la Blue Swan per aver fatto uscire in un video, che è Anon, diretto da Nicol, grandissimo regista, film post-cyberpunk, labirintico, fighissimo. Molto pacato, è un noir appunto d'ambientazione post-cyberpunk, in questo mondo dove tutti sono registrati, dove tutto è memorizzato, dove la privacy se n'è andata a quel paese e dove appare una ragazza che invece riesce a passare senza essere riconosciuta. Un'opera veramente fighissima, notevole. Poi ribadisco, Nicol è un grandissimo regista di questo genere di film, di questa fantascienza più moderna. È veramente un grande regista e questo film lo conferma. E ribadisco, ringrazio la Eagle e la Blue Swan che hanno dato il via. A parte questa, la collana degli Originals di cui avevo già preso altri film, ma per aver distribuito questo film e un altro di cui vi parlerò dopo. Perché sono veramente film molto molto belli e oltre ad averli su Netflix mi piace poterli avere in copia fisica. Passiamo adesso a un altro film che mi ha riempito di gioia perché con questo film due cose che a me piacciono un sacco sono tornate al massimo della forma. Il film è Dumbo. Quali sono le due cose che a me piacciono? I live action della Disney perché sono stupido, mi dispiace, io non capisco niente di cinema. Questo penso che in tutti questi anni che sto facendo video sia chiaro che io di cinema non capisco niente. Però a me i live action della Disney piacciono quando sono fatti bene. E il mio amore per Tim Burton penso che lo conosciate pure. Secondo me Tim Burton dal post Alice in Wonderland ha sempre un sacco traballato. Per quanto io abbia adorato scusate, abbia adorato Dark Shadows, mi sia piaciuto Big Eyes, abbia amato Miss Peregrine, ma questo Dumbo finalmente è stato il ritorno al Tim Burton che io amo e conosco, il Tim Burton che parla dei freaks, degli outsider, che prende la storia di Dumbo, ne gira il remake nei primi 20 minuti e per tutto il resto del film crea la sua storia con i suoi nuovi personaggi e crea una storia veramente bella. Film che mi è piaciuto tantissimo, e poi appunto a me i remake live action della Disney piacciono. A parte qualche caso tipo La Bella e la Bestia, che per quanto mi abbia divertito e intrattenuto, l'ho reputato un film abbastanza inutile, e ancora peggio il recente Re Leone, che per me è stato veramente inspiegabile quel film, però probabilmente ne parleremo quando comprerò il Re Leone, perché sì, lo comprerò. Non, sì, sono una persona che si contraddice da solo. Comunque, quest'anno, paradossalmente, i live action finora usciti della Disney, cioè Dumbo e Aladdin, mi erano entrambi piaciuti tantissimo. Dumbo in particolare, appunto, mi è piaciuto perché ho risentito finalmente, dopo anni e anni, il Tim Burton che amo, il Tim Burton, appunto, quello che parla degli emarginati, che parla di coloro che vogliono a tutti i costi far parte del mondo, diciamo, normale, però lo vogliono fare senza rinunciare alle loro stranezze, senza rinunciare al loro carattere. E Dumbo effettivamente era il migliore esempio per poter descrivere questo tipo di storia. E a me, ribadisco, questo film è piaciuto un sacco. Poi Eva Green, divina. Michael Keaton, monumentale, Colin Farrell, fantastico, Danny DeVito, divertentissimo, cioè molte cose di questo film mi sono piaciute, la fotografia, appunto la regia, la sceneggiatura, le musiche, il fatto che appunto
non sia un semplice remake, non è semplicemente un riproporre la stessa storia, ma creare un film con una sua personalità, esattamente come fatto appunto con quelli che secondo me sono stati i migliori live action della Disney, come potevano essere Cenerentola, che per me rimane il più bello, o appunto Aladdin, il libro della giungla. Cioè, questi qui sono i live action come li voglio. Cioè, a me va bene che la Disney voglia fare tutti questi remake, però appunto. Fammi questi film come se fossero dei film a sé stanti, ogni film con una propria identità e non un copia e incolla dell'opera originale come appunto è successo con La Bella e la Bestia e il Re Leone. Dammi qualcosa di nuovo in questi film e questo film lo fa, questo Dumbo lo fa e io sono contentissimo perché mi è piaciuto e ribadisco, finalmente mi è sembrato di, cioè ribadisco a me. I film di Tim Burton usciti dopo Alice in Wonderland sono piaciuti tutti, ma con questo finalmente ho risentito il Tim Burton di cui mi ero innamorato quando ero piccolo. Il Tim Burton favolistico, ma allo stesso tempo crudele. Il Tim Burton colorato, ma allo stesso tempo dark. Il Tim Burton come piace a me. Andiamo avanti con un film d'animazione di cui ero molto scettico, che è Asterix e il segreto della pozione magica. Perché ero scettico? Perché allora a me il film precedente d'animazione di Asterix, ossia Asterix e, oddio, com'era? Il Tempio degli Dei, se non mi sbaglio, mi era piaciuto un casino, cioè mi aveva fatto crepare dalle risate. Su questo film ero un po' scettico perché, è un film originale, nel senso che parla di una storia non tratta dai fumetti di Asterix. E l'ultima volta che avevano fatto una cosa del genere, se non sbaglio, era stato con Asterix e le 12 fatiche. Io parlo solo dei film d'animazione. E quindi ero un po' così perché dicevo, ho il timore che possano, magari in questo caso, perché Asterix e le 12 fatiche comunque, era molto nel canone di Asterix. Temevo che questo film dai trailer potesse andare un sacco fuori canone. E invece, tralasciando la sequenza iniziale, che io appena ho iniziato a vedere il film, mi sono detto, quella con Funky Town in sottofondo, mi sono detto, cacchio, va male, va veramente male. La prima sequenza è veramente molto dolorosa da vedere per un appassionato di Asterix. Tolta quella sequenza, invece il film poi diventa veramente carino, anche in questo caso molto molto divertente, simpaticissimo e godibilissimo da guardare. Quindi appunto mi sono dovuto ricredere a riprova, poi ho adorato il cast di doppiatori italiani, cioè la voce di Obelix, che è oddio, come che mi sfugge il nome, è il doppiatore di Shrek comunque. Mi sfugge il nome, mi viene Fattoretto, ma non è Fattoretto, era la voce di Hellboy. Vabbè, comunque, la voce di Shrek per Obelix è una delle scelte più geniali. Io mi stupisco che non fosse stata fatta in precedenza per gli altri film, veramente simpaticissimo. E ribadisco, questo film ero scetticissimo, mi sono ricreduto ed è stato un piacere ricredermi perché appunto io adoro Asterix e vedere che i film di Asterix ancora ad oggi funzionano, non invecchiano per niente. Lo spirito di Asterix, della pozione magica, di tutti i galli, degli irriducibili galli, è ancora funzionante. Questa cosa non può che farmi felice. Io spero che continuino a fare questi film perché veramente sono carinissimi. Poi, questo è un acquisto che mi sono fatto arrivare dalla Francia. Non è un film, ma è una miniserie televisiva in due parti che in realtà formano un unico film da 3 ore ed è un film televisivo inglese tratto da i libri di uno dei miei autori preferiti in assoluto. L'ho preso perché è uscito Good Omens e mi sono detto ok, forse è arrivato il momento perché ho amato Good Omens, mi sono detto ok, dai, forse è il momento che me lo compro finalmente perché io questa serie non è mai stata distribuita da noi. Io me la sono sempre vista solo con i sottotitoli in italiano, me la sono persino imparata a memoria. E mi sono detto, vabbè, dai, compriamocelo. Me lo sono comprato dalla Francia perché avevano l'edizione più carina, anche se il titolo è diverso, ed è. Allora, l'edizione francese dice Discworld, perché tecnicamente quella è l'ambientazione, ma in realtà il nome della serie è The Color of Magic, il colore della magia, tratto dai primi due libri della saga del mondo disco di Terry Pratchett, uno degli autori che più amo di più al mondo, pace all'anima sua, che
che ha creato appunto Discworld, che per me, per quanto la saga di Discworld, tutti i libri, tutti e 43 i libri, sono abbastanza altalenanti tra libri belli e libri brutti, però posso dire, per il mio gusto personale, che il mondo Disco è senza dubbio per me il più bel mondo fantasy che sia mai stato creato. E questa miniserie, tratte dai libri di Pratchett ambientati nel mondo Disco, se non mi sbaglio, ci sono tre serie. Una è questa, che è appunto Il Colore della Magia, ma prima di questo c'era stato Hogfather e Going Postal. Però personalmente quella che mi è sempre piaciuta di più è stata questa, perché appunto comunque è tratta dai primi due libri, quindi l'incipit di tutto. E poi perché c'è il mio personaggio preferito della saga del mondo Disco, che è Scuotivento. E che dire di questa miniserie? È bellissima, è fedelissima ai libri, seppur con qualche cambiamento, ma funzionale. C'è lo stesso Terry Pratchett che fa dei cameo. Veramente carina. Io vi consiglio, cioè, se vi è piaciuto Good Omens, dovete vedervi anche questa serie. È diversissima, non vi aspettate una cosa da Good Omens, però l'umorismo è quello, perché Terry Pratchett era quello. E se volete, recuperate tutti i libri del mondo Disco, perché sono veramente delle piccole perle della narrativa moderna, e nonché, appunto, ribadisco, il mondo fantasy più bello che sia mai stato creato. Io adoro il mondo Disco, adoro Terry Pratchett. Poi, altro cofanetto della Midnight Classic, Troll 1 e 2. Mamma mia! Allora, Troll 1, in realtà, purtroppo. Allora, a me Troll 1, non nego che non l'avevo mai visto, se non adesso, grazie a questo cofanetto. E adesso che l'ho visto, posso dire che purtroppo Troll 1 è un film carino, semplicissimo, che però è stato dimenticato perché è eclissato dalla bruttezza di Troll 2. Sono fiero che la Midnight abbia iniziato a pubblicare anche questi capolavori del trash, perché Troll 2 qui da noi era introvabile, cioè non esistevano edizioni in DVD o in Blu-ray di Troll 2, esistevano solo delle VHS che io sappia, delle VHS tra l'altro neanche ufficiali, che giravano negli anni 90, e vedere che finalmente qualcuno si è deciso a distribuirle in Blu-ray anche qui da noi mi ha riempito di gioia in questa edizione bellissima della Midnight Factory, nella collana Midnight Classic, con tutti i contenuti speciali, con tutti i documentari, le interviste. Un'edizione fantastica per un film, ribadisco, passabile, un fantasy carino che è Troll 1, e una merda incredibile che era Troll 2. Mamma mia, però c'è. Proseguiamo adesso con un film che mi sono fatto arrivare dall'America, che è We Are Back, Quattro dinosauri a New York. Allora, questo è l'acquisto acquisto, scusate, è successo perché quest'estate, non mi ricordo esattamente il periodo, ridiedero questo film su, mi pare, Boeing, non vorrei sbagliarmi. Praticamente una sera stavo facendo zapping, ribecco questo film che io vedevo sempre da piccolo in televisione, che però, che io sappia, non è mai stato distribuito in home video qui da noi, se non forse per il noleggio, però potrei aver detto una cavolata. Comunque sia, mi rivedo questo film, a parte, no, mi rivedo qualche scena e dico, cacchio, però io questo film lo vorrei, perché appunto è un pezzo della mia infanzia, è un mito della mia infanzia. Vado a cercare su internet e scopro che il Blu-ray americano non solo è region free, quindi può essere benissimo le letto anche dai nostri lettori, ma contiene anche il doppiaggio italiano. E io lì, wow, e non è costato neanche tantissimo quando l'ho acquistato, quindi wow, l'ho preso immediatamente, ci ha messo un pochino ovviamente ad arrivare dall'America, però è arrivato, e ribadisco, ha l'audio italiano e si legge nei nostri lettori senza bisogno di lettori modificati. E questa cosa mi ha riempito di gioia. Poi, ricomprandolo, me lo sono rivisto e diciamo che me lo ricordavo diverso. Cioè, probabilmente quando lo vedevo da piccolo lo vedevo con gli occhi di un bambino, e con gli occhi di un bambino certi problemi, certi buchi di trama, certi deliri, certe cose inspiegabili
non li notavi, cioè ci passavi sopra. Riguardandolo adesso, che se è più grande, ti rendi conto che è un film con tantissimi problemi ed è un peccato. Soprattutto poi mi sono documentato, ho scoperto che ci sono delle sequenze eliminate che in realtà erano molto fighe, molto belle, importanti soprattutto per il cattivo. Io mi ricordo diciamo, la sconfitta del cattivo, lui che veniva avvolto dai corvi. Questa cosa qui l'ho sempre trovata fascinosamente inquietante. E ribadisco, è un film così, cioè a rivederlo oggi con gli occhi da adulto noti un sacco di problemi, ma riguardandolo con gli occhi di un bambino ti tornano alla mente tanti bei ricordi, quindi contento di averlo preso. Poi proseguiamo con un film, facciamo un po' di polemica, ecco, come al solito, perché la maggior parte delle persone questo film lo ha bocciato, ma proprio lo ha distrutto categoricamente. Io personalmente non l'ho trovato così brutto, ovviamente, perché io sono bastian contrario. Il film è Hellboy di Neil Marshall, reboot di Hellboy. Allora, io penso che questo film soffra di due gravi problemi e di un altro che però riguarda il doppiaggio italiano, perché non ho capito che cacchio gli è successo ad Adriano Giannini ultimamente. Sta doppiando, sembra costantemente che ci abbia dell'acqua in bocca quando parla, non ho capito cosa. Cioè, già da Venom, ma come cacchio parla? Che gli è successo? Cioè, questo doppiatore è bravissimo, che cacchio gli sta succedendo? Vabbè, quella è un'altra questione. Per me questo film soffre di due grandi problemi. Il primo è che purtroppo è venuto dopo i film di Guillermo del Toro. E per quanto questo film sia diametralmente diverso, cioè proprio è parallelo, è opposto, non può essere messo a paragone perché sono proprio due opere diverse sullo stesso personaggio, ma sono due opere diverse. Quindi vanno viste con ottiche diverse. Ma purtroppo il paragone è inevitabile, soprattutto contando che i film di Del Toro comunque non sono finiti, cioè Del Toro era una trilogia che non sarà mai terminata. Ha fatto due grandissimi e bellissimi film che però non avranno mai una vera e propria fine. Quindi anche per questo già da questo parti con un po' di rabbia nei confronti di questo film, perché tu sai che invece di voler far fare a Del Toro il suo ultimo film, hanno preferito rifare tutto da capo. Quindi già per questo un po' di bile ce l'hai per questo film, lo capisco, però non è questo che deve pilotare il tuo giudizio sull'opera. L'altro problema è che secondo me questo film è uscito nel periodo sbagliato. Perché questo film, secondo me, era, cioè, lo vedi e lo senti che questo in realtà è un film degli anni 90. Alla violenza, alla cattiveria, alla scorrettezza di questo tipo di film come veniva fatto negli anni 90. Mi ha ricordato un po' il primo Blade per tamarraggine, violenza, volgarità. E a dirlo di nuovo, a me in realtà questo film non è dispiaciuto, anzi, mi ha divertito porco giuda, me lo sono visto un paio di volte e ogni volta mi divertivo a riguardarlo. E che dire? Non è appunto minimamente paragonabile ai film quelli di Del Toro. L'errore è proprio quello, non si può paragonarli ai film di Del Toro perché sfigura, proprio non ha senso, cioè è inutile perché sono due opere diverse. Sono tra l'altro di due registi bravi con due visioni dell'argomento completamente diverse, quindi è ovvio che siano diversi. A me questo film, ribadisco, mi è piaciuto, mi ha divertito. Mi è dispiaciuto il fatto che, appunto, piuttosto che fare il terzo di Del Toro, abbiano preferito ricominciare da capo. Però, almeno io, nel mio piccolo, guardandolo, non ho provato la rabbia che molti hanno invece provato per questo film. E io sono abbastanza certo. Allora, non metto in dubbio che a qualcuno effettivamente questo film non è piaciuto. Ma io ci metto una mano sul fuoco che molti lo hanno bistrattato a prescindere anche senza guardarlo, perché appunto non era il terzo di Del Toro. È una sensazione mia, non è il verbo, ribadisco, io non sono nessuno, non ho la verità assoluta, però questa è una mia sensazione e torno a ripetere, a me questo Hellboy è piaciuto. Non è un capolavoro, però appunto è un film fuori dal tempo, dal suo tempo, perché se questo film fosse uscito negli anni 90, o comunque se fosse uscito adesso,
senza che ci fossero stati prima i film di Guillermo del Toro, questo film sarebbe stato adoratissimo, sarebbe piaciuto molto di più. Purtroppo, appunto, c'è stata questa questione della rabbia nei confronti di questo film ancora prima, perché proprio c'è stato uno sbaglio nelle tempistiche, cioè appena del Toro ha annunciato il terzo film di Hellboy non lo farò mai perché non me lo fanno fare, tempo 2 settimane, Mignola, facciamo il nuovo film di Hellboy. Cioè, è ovvio che ti arrabbi per una cosa del genere, quindi purtroppo questo è un film che è stato vittima di scelte sbagliate, ma che almeno, per come la vedo io, è un film che mi è piaciuto. Attaccatemi, ditemi che non ne capisco niente, ma io sono consapevole di non capire niente di cinema. Poi, eccolo qui, Ken il guerriero, la leggenda del vero salvatore, ultimo film della saga della leggenda di Ken, quindi completata questa saga. Poi un piccolo gioiello, anche questo distribuito dalla Eagle insieme alla Blue Swan, che è The Headhunter. Allora, su questo film vorrei spendere qualche parola come si deve, perché non è un film perfetto, ma è un piccolo gioiello di fantasy horror minimale. C'è tutto questo film è ambientato tutto dentro una casupola. Ci sono poche scene all'esterno, non c'è quasi per niente dialogo, ma l'atmosfera, gli effetti speciali pratici, poi se è un film che sarà costato forse 2 lire, proprio è costato pochissimo, ma prende, è figo, appunto, è ipnotico, tu lo guardi, stai lì, preso da queste atmosfere, dal freddo, un film che ti fa sentire freddo mentre lo guardi. Un film molto all'atmosfera, molto, concedetemi il paragone magari un po' ardito, molto alla Berserk, questo dark fantasy con i mostri che però non vengono quasi mai fatti vedere. E ribadisco, mi è piaciuto veramente tanto. L'unica cosa è che forse, cioè, pure il film dura pochissimo, dura 1 ora e 10 minuti. Forse quest'idea funzionava di più per un cortometraggio, secondo me, o un mediometraggio, cioè se fosse durato magari solo 40 minuti sarebbe stato anche meglio, sarebbe stato più concentrato, più diretto. Invece lo hanno fatto diventare un vero e proprio film che forse può risultare un pochino pesante per un pubblico magari che si aspetta qualcosa di diverso. Questo è l'unico vero difetto che noto in questo film, che però ribadisco, per me è stata una piccola rivelazione, ribadisco, una piccola perla di questo genere, e mi auguro che ne escano altri simili perché mi è piaciuto veramente tanto. Si potrebbe considerare un film di nicchia perché appunto non piacerà a molti, ma lo consiglio a tutti quelli che sono appassionati di dark fantasy o comunque di un tipo di fantasy, quello brutale, quello alla Conan il Barbaro, quello appunto alla Berserk, alla The Witcher, quel fantasy violento, cattivo, dove gli eroi sono sudati, sporchi. Quello è il tipo di fantasy a cui appartiene questo film e io lo consiglio a tutti quelli che cercano questo tipo di fantasy. Poi un recupero che ho dovuto fare perché io questo film non solo ce l'avevo già in DVD, ma si tratta di uno dei primissimi DVD che io ho posseduto, che in realtà non l'ho preso manco io, l'ho preso mio padre, il DVD, perché era uscito in edicola, e il film è Pulp Fiction di Quentin Tarantino, che io torno a ripetere, Tarantino ha fatto tantissimi film, tutti più belli, sarà scontato, ma per me questo è il suo film il film che preferisco. Non è il suo film più bello, perché per me il suo film più preciso di tutti è The Hateful Eight. Ora si dovrà vedere, c'era una volta Hollywood, però per me, a livello di precisione registica, sceneggiatura, attori, colonna sonora, The Hateful Eight e The Hateful Eight, però Pulp Fiction è quello che preferisco più di tutti, è il mio preferito di Tarantino. Ribadisco, sarà una risposta, un'affermazione scontata, ma è così. E necessitavo di averlo questo film in alta definizione perché il DVD che possedevo aveva una qualità audio-video non proprio all'altezza, soprattutto al giorno d'oggi, messa sui lettori di film in alta definizione, perdeva veramente tantissimo e ci tenevo appunto a riaverlo in questa edizione, che tra l'altro qui è la stessa collana con cui sono stati ristampati pure Dune,
Balla coi lupi, Highlander, Fuga da New York. E io mi aspettavo che fosse soltanto il film in Blu-ray e in DVD, invece ci sono tre dischi dentro, c'è pure un altro disco di extra e costa prezzo di un normale Blu-ray. E sono stato contentissimo di questa cosa, edizione magnifica di questo grandissimo capolavoro di Quentin Tarantino. Poi due film della Midnight Factory. Il primo è Vampires, che però non ho ancora visto. Questo si tratta di un remake di un classico dell'horror erotico, però questo remake non l'ho ancora visto, quindi non mi esprimo. E poi passiamo a un film delirantissimo, sempre della Midnight, che è The Night Watchman. Allora, questo film è spassosissimo, è divertente, però l'ho trovato un po' squilibrato nel tipo di umorismo, perché passa da un umorismo per dire alla Sam Raimi, ad un umorismo più demenziale alla Zucker, per dire, un tipo di umorismo simile a quello dell'aereo più pazzo del mondo o di una pallottola spuntata. E secondo me sono due tipi di umorismo che fanno un po' pugni tra di loro, perché certe volte non riesci a capire se il personaggio è essere effettivamente stupido o è la surrealità di tutta la situazione ad esserlo. Quindi magari l'umorismo non è dosato benissimo, per dire, per fare un paragone, Deathgasm per me era molto più funzionale come commedia horror. Nulla da togliere, però, che anche questo The Night Watchman è un bello spettacolo per passare una serata con gli amici a guardare un film che non è horror, ma ha degli elementi horror. Simpatico, mischia un po' di vari generi, fa ridere, è simpatico e sa intrattenere. Cioè, ribadisco, non è un capolavoro, però è sicuramente un gran bel film di intrattenimento che consiglio appunto per una serata piacevole. Poi un altro piccolo capolavoro uscito quest'anno, anche se ha qualche scivolone, ed è Noi di Jordan Peele, regista di quel capolavoro per me che è Scappa, Get Out. Al suo secondo film, questo regista dimostra di essere veramente bravo tecnicamente, molto bravo a livello di sceneggiatura, però forse qui ha voluto un po' strafare, secondo me. Perché questo film, secondo me, non è molto chiaro nel finalissimo. È bellissimo per quanto riguarda la trama e il messaggio che vuole trasmettere, è veramente fantastico. Ma c'è il finalissimo, quello che dovrebbe essere il plot twist della storia, che si vede proprio alla fine, 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 e chi ha visto il film ha capito quale dico, che secondo me non funziona proprio al meglio, perlomeno non funziona secondo me a livello di montaggio, cioè quella sequenza doveva essere montata diversamente. Tolto questo, è indubbiamente uno dei film più d'atmosfera che abbia mai visto negli ultimi anni. L'ansia che ti danno le prime sequenze, la tensione, pur senza utilizzare mai, e questa è una cosa importantissima, questo film non usa mai jump scare o trovate così semplici per far spaventare, ma utilizzando solo la potenza dell'immagine, la potenza della fotografia e di come essa gioca con i volti dei personaggi. Le sequenze sono inquietantissime, di quelle che mentre le guardi proprio provi il fiato mozzato, senti proprio il sangue gelarsi, senza mai veramente spaventarti, il tuo cuore non farà mai un salto, però sarà sempre lì, stretto in una morsa d'ansia, a dimostrazione di quanto questo regista sia veramente bravo e che sappia quello che fa. Io mi auguro che continui perché due film che ha fatto sono stati veramente bellissimi. Questo Noi, ribadisco, è secondo me un tassello inferiore a Scappa Get Out, che per me era veramente un film perfetto, equilibrato. Questo film, appunto, purtroppo fa uno scivolone immenso alla fine, che però, per quanto alla fine appunto ci sia questo difetto, non toglie che tutto ciò che viene prima è veramente un film di alti livelli, veramente fatto come si deve. Incredibile, cioè sono contentissimo che questo regista si stia riconfermando e mi auguro che anche con i prossimi film confermi questo suo talento. Passiamo a qualcosa di più leggero, altro 4K, tra l'altro quella è edizione 4K, vabbè, l'avete visto, suppongo.
altro 4K di casa DC, Shazam, che guarda, forse potrà sembrare un'affermazione azzardata, ma credo che di tutti i film della DC usciti finora, parlando proprio di DC Universe, quindi da Man of Steel in poi, penso che questo sia quello che mi è piaciuto veramente di più. Perché è un film molto più cazzaro, molto più leggero, con l'umorismo che funziona perché dall'inizio che questo film ha un'atmosfera molto più leggera, veramente mi ha stupito. Io poi da profano, io non avevo idea di chi fosse Shazam, non so nulla di questo personaggio, quindi l'ho visto proprio con gli occhi di un profano, quindi va a finire che non lo so, se invece fa cagare come adattamento, non ne ho idea, però quello che so è che da profano del personaggio, senza sapere nulla di questo personaggio, guardando questo film mi sono veramente divertito per tutta la sua durata. Dura 2 ore e 10 minuti, senza annoiarmi mai, spassoso, simpatico, con degli attori bravissimi, una trama semplice ma appunto efficace che funziona per un film del genere. Contento di averlo visto e me lo sono preso immediatamente perché ribadisco, è forse il film, quante volte ho detto ribadisco in questo video? Comunque, è forse il film della DC che mi è piaciuto di più. Poi, altro film distribuito per la serie Originals dalla Eagle e dalla Blue Swan. Anche questo, ringrazio il cielo che finalmente è arrivato da noi. Anzi, no, questo è solo Eagle. Wow, che finalmente è arrivato da noi dopo non so quanti anni, perché questo film era uscito nel 2012. Che è Dredd, il giudice dell'Apocalisse. Che si commette, secondo me, l'errore di affermare che questo film sia un reboot del film quello con Stallone. In realtà, paradossalmente, lo si potrebbe vedere, per come la vedo io più o meno, quasi come un sequel, perché l'unica cosa che stride tra i due film è forse l'ambientazione, perché il film di Stallone era molto più fumettistico. Questo film lo è di meno. Io mi ricordo che già all'epoca, perché io lo vidi quando uscì per vie traverse, diciamo. E già all'epoca mi era piaciuto un sacco. Adesso che è uscito, me lo sono pure rivisto e confermo quello che penso. Perché secondo me questo film è anche superiore al film di Stallone perché è molto più serio, diciamo, e funziona. Funziona a prescindere che si tratti di un film tratto da Dredd. E non è un caso, questa cosa l'ho scoperta successivamente, che questo film è sceneggiato e in parte diretto, anche se non è stato accreditato, però si potrebbe dire che questo è stato il suo primo film come regista, ribadisco anche se non è stato accreditato, di Alex Garland, quello che poi non solo è l'autore del libro di The Beach da cui è stato tratto il film di Danny Boyle, ma è anche il regista di Ex Machina e Annientamento, due dei migliori film di fantascienza usciti negli ultimi anni. E si vede che c'è lui dietro questo film. E questa cosa è fantastica perché ribadisco, questo film funziona. Porca miseria, è bello. Ti prende, dura 1 ora e mezza, ma funziona. Io di recente ho avuto una discussione su Facebook con un ragazzo, una discussione pacifica, fortunatamente. Lui era una persona intelligente, quindi non è che ci siamo. Però a lui non è piaciuto il film, però non è che ci siamo azzannati alla gola a vicenda, ma semplicemente abbiamo intavolato ognuno i propri punti di vista. Lui diceva che questo film non gli era piaciuto e tra i tanti motivi c'era che questo film, secondo lui, era un plagio, e ho notato che questa cosa la pensano in molti, un plagio di The Raid. Ora, indubbiamente la trama è simile, però di The Raid c'è solo l'idea di scalare un palazzo pieno di malviventi. Fine. Perché The Raid era un film di arti marziali, quasi filosofico, con una trama incentrata non sul combattimento, ma sulla crisi interiore del protagonista. Questo è un film action, un film dove si spara. Cioè, non c'è morale, c'è solo tanta violenza, sopravvivenza, essere tamarro. Cioè, metterli a paragone solo perché hanno una trama, cioè un'ambientazione, neanche una trama, un'ambientazione simile, è stupido. È come dire che Poseidon, il film Poseidon, ha plagiato Titanic perché c'è una nave che affonda. Secondo me è la stessa cosa, perché sono due film che non metteresti mai a paragone. Stessa cosa questo, cioè, a parte l'ambientazione e il fatto che sono film action, sono due cose diverse. E metterle a paragone per me è proprio inutile.
Detto questo, ribadisco, questo Dread a me è piaciuto veramente un sacco, anche più del film con Stallone. Sarò un profano nel dirlo, attaccatemi, sputatemi in faccia, ditemi quello che volete, però a me questo film è piaciuto un casino. Tra l'altro l'edizione è carinissima perché dentro non solo c'è il Blu-ray e il DVD del film, ma c'è anche un fumetto, c'è un libretto con dentro due storie a fumetti di Dread. Edizione carinissima e ribadisco per un film che secondo me va veramente rivalutato e finalmente è arrivato anche da noi dopo davvero tanti troppi anni. Siamo quasi alla fine dei Blu-ray, più o meno. Film che ho preso, ve lo dico veramente tutta la verità, l'ho preso perché appunto dovevo farlo rientrare nella promo, perché in realtà per quanto io so che molti amano questo film, molti lo reputano un cult, e per quanto io ami questo regista, per me questo è, anche in questo caso, uccidetemi pure, io di cinema non capisco niente, lo ribadisco di nuovo, però secondo me questo è il peggior film fatto da Carpenter, che è Vampires. Un altro film che si chiama Vampires, sì. Io purtroppo questo film l'ho visto veramente tante volte, non sono mai riuscito ad apprezzarlo se non per Cheryl Lee nuda. Questo commento maschilista vi fa capire quanto questo film abbia lasciato qualcosa in me. Non lo so, l'ho sempre trovato noioso, scontato. Cioè, da amante del Carpenter che ha fatto La Cosa, che ha fatto The Fog, che ha fatto Fuga da New York, Distretto 13, cioè, non lo so, non mi sembra proprio un film nelle sue corde, e ribadisco, so che molti lo amano, lo reputano un cult e tutto. Io personalmente lo reputo, ribadisco, il film forse per me meno riuscito di questo regista. Poi, Blu-ray di John Wick 3 Parabellum. Allora, la saga di John Wick, sinceramente, non so più cosa pensarne perché il primo film mi era piaciuto un casino. Era uno dei migliori revenge movie che abbia mai visto. Veramente fighissimo. Il secondo film non era brutto, ma mi ha lasciato così, non mi ha lasciato nulla. Questo terzo film è visivamente incredibile. Cioè, la fotografia e le coreografie sono impressionanti. Cioè, il film quando dura 2 ore e 10 minuti, pure questo. E lo guardi, vedi le coreografie e rimani impressionato. Ma la trama diventa sempre più inutile per mettere in scena solo le coreografie. Si contraddice, si accartoccia su se stessa, è scontata come vado a finire. Cioè, ora io sono del parere che questo, ovviamente, John Wick non è stato concepito per essere una saga. Si vede, perché il primo film è troppo diverso nel genere rispetto ai suoi seguiti. Io ho a questo punto una teoria. Secondo me hanno fatto John Wick, il primo, hanno avuto un grande successo, hanno poi concepito una sorta di saga trilogia, di cui tecnicamente questo, pur essendo il terzo film, in realtà questo è il secondo capitolo della trilogia cominciata con il secondo film. Perché, ribadisco, il primo film era un film di vendetta. Il secondo film, soprattutto dopo aver visto il terzo, in realtà il secondo film sembra più un gigantesco prologo per quello che succede poi nel terzo, che mi dà l'aria di essere un film ponte per quello che poi dovrà essere il quarto film, che secondo me sarà lui che vuole distruggere tutta quanta l'associazione insieme a Lawrence Fishburne. Cioè, io ho questa sensazione qua. Il film in sé, ribadisco, è tecnicamente impressionante. Cioè, le coreografie e la fotografia sono impressionanti. Cioè, ci sono certe sequenze veramente belle. Poi il fatto che abbia un'impostazione nelle coreografie e nella messa in scena molto, oserei dire, orientale, poiché le scene d'azione non hanno molti stacchi di montaggio, ma sono riprese e quasi in piano sequenza, anche se ci sono dei tagli di montaggio nel mezzo, però non sono frenetiche, non sono sincopate, quindi c'è effettivamente qualcosa di diverso dai soliti film action e questo è notevole, però appunto a parte la tecnica, questo film non mi ha lasciato molto, quindi io della saga di John Wick
non so cosa pensare fino in fondo. Ed arriviamo ora a quello che forse potrebbe essere considerato il piatto forte, ed è Avengers Endgame. Di Avengers Endgame, potrei stare a parlare veramente forse troppo, davvero troppo troppo tempo. E ho già in mente di fare uno Stranitz Cut dove parlo sia di Infinity War che di Endgame insieme, quindi probabilmente ne parlerò meglio lì. Posso dire che lo reputo il finale che veramente ci voleva per questa saga. Questo è veramente il culmine di 11 anni di film. Di 22 film tutti uniti, è quello che volevo vedere da veramente tanto tanto tempo. So che ha una regia elementare, ha buchi di trama, ha contraddizioni, è fatto solo per incassare. Ditemi tutto quello che volete, ma nonostante tutti questi difetti, questo film è riuscito in 3 ore a farmi emozionare tantissimo, a farmi stringere le chiappe per ogni sequenza, action, per ogni colpo di scena. E lo reputo veramente un film nel suo genere notevole per ciò che rappresenta appunto la fine di un'era durata 10 anni, durata 22 film, una saga così ampia. Di questa portata con un cast di personaggi, non parlo di cast di attori, ma anche solo di personaggi così ampio, è qualcosa che secondo me non è mai stato provato e che per quanto molti stiano provando a replicarlo, non ci riesce quasi nessuno e un motivo ci sarà. Ribadisco, io non posso parlare di questo film obiettivamente perché mi è piaciuto, ma non per motivi cinematografici, mi è piaciuto per l'affetto che provo per i personaggi, mi è piaciuto per le dinamiche, mi è piaciuto per la conclusione che ha dato. Tuttavia, ci sono delle cose che non mi sono piaciute. Uno è ciò che succede a Thor, che anche questo lo dirò meglio nello Stremis Cut, e l'altro riguarda un'altra cosa che, anche in quel caso, ne parlo nello Stremis Cut, perché se adesso mi metto a parlare di Avengers Endgame, questo video viene più lungo del previsto. E a me Avengers Endgame ha conquistato. Passiamo ora ai DVD nuovi e poi passiamo ai Blu-ray e ai DVD usati. Cercherò di sbrigarmela veloce, veloce, veloce. Passiamo ora al mio guilty pleasure. Perché quest'anno è stato un anno in cui ho rivalutato molte cose che in origine non mi garbavano. Una di queste è Stephen King, però questo è un altro discorso. Tuttavia, io da sempre ho avuto una passione un po' strana, appunto guilty pleasure, per le miniserie tratte dalle opere di Stephen King. E mi riferisco a quelle miniserie brutte, tipo Tommyknockers, tipo L'ombra dello scorpione, tipo la miniserie orribile quella di Shining, e poi c'è la miniserie peggiore, più brutta, tratta da Stephen King, che è I Langolieri. Ora, I Langolieri. Se non avete mai visto nulla di questa miniserie, guardatela. Se non mi sbaglio, si trova anche su YouTube, occhiolino, occhiolino, gomito, gomito. Allora, miniserie sono due episodi che formano un unico film da 3 ore. Allora, la storia I Langolieri, scritta da Stephen King, contenuta in Quattro dopo mezzanotte, in realtà non era un brutto racconto. Ma va visto nella giusta ottica. Stephen King lo concepì come quasi, non dico un trash, ma come una storia di un horror di serie B. Cioè lui disse: io mi sono ispirato per l'atmosfera di questa storia ai vecchi film che proiettavano nei drive-in. Quindi comunque una vena horror
trash in sottofondo ce l'aveva. Il problema è che questa miniserie cerca invece di prendere il materiale sul serio mettendo dei personaggi in scena che sembrano usciti da dei cartoni animati, in particolare il cattivo principale, Craig Toomey. È qualcosa di impressionante. Cioè, io come vi ho detto, io ho una passione per i cattivi sopra le righe. E Craig Toomey di The Langoliers è nella lista dei miei preferiti. Io questo DVD me lo sono fatto arrivare dalla Germania perché contiene anche l'audio italiano. Tuttavia, nel link che troverete qua sotto, molto probabilmente troverete invece un cofanetto contenente sia i Langolieri sia l'Ombra dello Scorpione. Non costa neanche tantissimo. Io non ho preso quello perché io l'Ombra dello Scorpione già ce l'ho in DVD, quindi non avrebbe avuto senso ricomprarlo solo perché volevo i Langolieri e ribadisco, la versione tedesca ha comunque l'audio italiano e vi ribadisco, non vi aspettate una grande serie, è molto trash questa cosa, però secondo me è veramente spassoso da vedere anche in questo caso in una serata per prenderlo in giro come film. Poi ho recuperato questo film che l'ho trovato. In realtà ho notato che è un po' difficile da trovare nei negozi e su Amazon a volte è disponibile, a volte no. Ringrazio Giovanni, il caro Giovannone, che mi ha mandato il messaggio dicendo: guarda, Davide, che al momento c'è di nuovo su Amazon questo film. Io l'ho preso immediatamente. Il film è Cemento Armato, che so che non è un film che ha una buona nomea, eppure a me piacque, mi ricordo già quando uscì, mi piacque davvero molto l'atmosfera comunque noir all'italiana. È un tipo di film che non si fa più e ribadisco, a me era piaciuto, cioè l'atmosfera, comunque la suspense, non male, cioè non un capolavoro, non un film di quelli che ti strappi i capelli per quanto è bello, però secondo me con la sua dignità e ribadisco, a me è veramente piaciuto tanto. Proseguiamo adesso con una serie di DVD che in realtà appartengono a un cofanetto che mi è sempre stato segnalato appunto dal caro Giovannone, che è un cofanetto francese, che è questo. Io i film però li ho cacciati perché questo è un cofanetto davvero, davvero ingombrante, soprattutto perché non è un vero e proprio cofanetto, ma è semplicemente un contenitore di quelli che sono i dischi. E sono questi, sono 8 dischi contenenti il meglio degli episodi di Batman, la serie classica, tutta la stagione 1 di Batman of the Future. Poi questi sono anche questi dei cofanetti con il meglio degli episodi, alcuni episodi, e poi due film. La cosa bella è che questo, che è Batman e il mistero di Batwoman, contiene l'audio italiano. Questo non ha l'audio italiano ma ce l'ha in inglese. E allora, questo solo in inglese e francese, anche questo in inglese e francese. Questi altri invece hanno tutti la lingua italiana. Questo è indubbiamente un cofanetto che per gli amanti delle serie animate di Batman è un acquisto notevole, diciamo, e a un prezzo, io personalmente l'ho preso tipo a 17 euro e contenente tutti questi cofanetti, cioè tutti questi DVD, devo dire, è un ottimo prezzo. Cioè, se siete appassionati appunto della serie animata di Batman, vi consiglio questo acquisto. Proseguiamo con questi sono quelli che vi dicevo all'inizio dei DVD che ho ereditato. Perché 2 anni fa, purtroppo mio nonno è venuto a mancare. Mio nonno era un grande appassionato di Sergio Leone e aveva ovviamente tutti i suoi film. Ora io alcuni film di Sergio Leone già li ho, però lui aveva questi DVD, tra l'altro ancora incellofanati di queste vecchie edizioni di Giù la testa, C'era una volta il West, per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto e il cattivo. Io questi, mia nonna mi ha detto: guarda, io non ci faccio niente, il nonno ovviamente non ci fa più niente, non li può più vedere, prenditeli tu che sicuramente li sai tenere e li vuoi bene più di me.
E quindi sono dei DVD che, caro nonno, grazie per avermi lasciato. Finito questo momento magari un po' così, passiamo alla parte dell'usato che cerco di togliermi velocemente. Cominciando da un Blu-ray. Io raramente ho comprato Blu-ray usati. Questo però l'ho preso perché, se non mi sbaglio, questa edizione è fuori catalogo. Non lo so, però mi pare. O comunque l'ho pagato 50 centesimi, a prescindere se è fuori catalogo o no, vale la pena. Ed è il Blu-ray di Coraline contenente anche la versione 3D, quella proprio vera e propria, e non la versione quella con gli occhialetti colorati. Coraline è un capolavoro dell'animazione, c'è bisogno che ve lo dico. Ne ho anche parlato qualche anno fa nel video quello speciale dedicato ai film di Halloween. E che dire, è forse il più bel capolavoro che la Laika. Allora, la Laika sforna capolavori uno dietro l'altro, fa un film ogni morte di papa, ma sforna uno dopo l'altro dei capolavori. E secondo me Coraline è il capolavoro supremo, è stato il primo film che hanno fatto. Gli altri film sono altrettanto belli, ma nessuno ha, secondo me, la perfezione di questo. Forse l'unico che ci si avvicina un sacco è Kubo. Però questo Coraline, a parte che è tratto da un libro fantastico, scritto da uno dei, anche in questo caso, Neil Gaiman, uno dei più grandi scrittori viventi che c'è, già la base è ottima. In più ci metti un regista grandioso, uno stile d'animazione unico. Coraline è un capolavoro. Passiamo adesso appunto ai DVD usati. Allora, primo DVD usato, questo sono abbastanza certo che la versione italiana non si trovi più, quindi questa edizione di un film che in realtà a me non piace nemmeno, però so che è abbastanza difficile da reperire. Se non mi sbaglio, la versione inglese di questo DVD ha comunque l'audio italiano. Il film è Quel pazzo venerdì. Raga, so che per molti è stato un cult di quando erano teenager, ma a me non dice nulla, ribadisco, l'ho preso perché appunto so che è fuori catalogo. Questi sono tra i primi DVD che vengono stampati dalla Disney, quindi l'ho preso appunto per puro e semplice collezionismo. Poi, film, forse qui dirò una mezza bestemmia. Il film è Looney Tunes Back in Action, sequel spirituale di Space Jam. E per quanto io abbia nel cuore Space Jam, per quanto io ami Space Jam, per quanto io ami Lola Bunny, devo ammettere che Back in Action è nettamente superiore come film. È molto molto più bello come film, ha una trama assurdamente divertente, diretta non a caso da un grande che è Joe Dante, fa quasi rima, con i Looney Tunes spassosi, dissacranti e divertenti come ai tempi d'oro. È fantastico. Looney Tunes Back in Action è veramente fantastico. Poi un film che per me è un thriller che io mi ricordo vidi quando ero piccolo pensando fosse un film innocente. È invece uno dei thriller forse il film che mi ha fatto amare il thriller psicologico. L'innocenza del diavolo, come Macaulay Culkin e Elijah Wood. Cosa non è questo film? Cioè, so bene che lo sceneggiatore di questo film lo ha un po' ripudiato perché la sua idea in origine era completamente diversa. Lui voleva scrivere un film, sì, thriller psicologico, ma con delle, diciamo, con de che prendeva una strada diversa da quella che poi ha preso questo film. Ma tolto questo, io questo film l'ho sempre amato. È un film che fa male, che quando lo guardi soffri perché porco Giuda riguarda dei ragazzini e fa male. Mamma mia, però quanto è bello. E ora, io prima ho parlato di La casa di Jack e ho detto che non mi ha convinto appieno, a differenza di Manderlai. Sequel, diciamo, anche in questo caso sequel spirituale di Dogville. Questo è il Lars von Trier che piace a me, quello che ama sperimentare, che però ha,
oltre alla ricerca stilistica, anche una ricerca narrativa e metacinematografica. Questo è Lars von Trier che piace a me. Poi, recuperato, questo in realtà penso lo conoscano in pochi, è il musical della Guerra dei Mondi, che io avevo una volta, poi non so che fine abbiano fatto, il CD dell'album musicale da cui poi è stato tratto questo musical. E in realtà questa registrazione non ho ancora capito se è un concerto o se proprio è una rappresentazione della Guerra dei Mondi. Non ho ancora avuto occasione di vederlo, però trovata al mercatino dell'usato me lo sono voluto prendere. Come anche quest'altro film, che pure questo è un classico, so che è un cult, so che sia amato che odiato, eppure non l'ho ancora visto, che è Chicago. E in questa edizione, questa pure è una delle prime edizioni, penso, in DVD, perché è della Disney ancora, della Miramax, c'è anche il logo olografico. Però anche in questo caso non l'ho visionato, quindi non mi esprimo. Poi un altro piccolo capolavoro del cinema, secondo me un po' dimenticato, di quel grande regista che è Michel Gondry, Be Kind Rewind. Film carinissimo, ambientato dentro questa videoteca dove tutti i film si smagnetizzano e questi due impiegati decidono di rimettere in scena ogni singolo film. Un omaggio sentitissimo a tutti gli amanti del cinema, ma soprattutto è un gigantesco omaggio a tutti coloro che giravano i film con le loro videocamere, nei loro garage, nei loro giardini. Per questo l'ho amato, perché mi ci sono riconosciuto. Bello. Poi un altro piccolo guilty pleasure, perché il film è un pochino così, nonostante ci sia Eva Green, ed è Arsène Lupin, tratto dall'originale Arsène Lupin. Come detto, non è un grandioso film, però c'è Eva Green, alla fine passa. Poi ho trovato questo film al mercatino, però non l'ho ancora visto. L'ho preso perché è un film di Gianni e Pinotto, e non avendo nulla di Gianni e Pinotto mi sono detto: vabbè, dai, l'occasione c'è, costa poco, prendiamolo, però non l'ho ancora visto. Poi un recupero, questo, allora, questo è il classico film che puoi andare in tutti i mercatini dell'usato d'Italia, ce lo troverai sempre, ed è Il Corvo 3. Ora, io forse sarò, anche in questo caso sarò stupido, però a me Il Corvo 3 non è dispiaciuto. Nel senso, non è ovviamente ai livelli del primo film del Corvo, però è forse quello che dei seguiti, di tutti i seguiti del Corvo, è forse quello con la trama che più mi ha intrigato dopo quella del primo, perché qui c'è di mezzo anche un fattore quasi giallo, il fatto che si voglia capire chi è che ha causato la morte del protagonista, perché negli altri film comunque si è sempre saputo e lui si doveva vendicare. Qui lui si deve vendicare, però effettivamente non sa chi è che ha causato la sua morte. Quindi c'è di mezzo questa parte, tra virgolette, di indagine, per quanto scontata, poi il film, ribadisco, non è un capolavoro, non è bellissimo e non è minimamente paragonabile al cult con Brandon Lee di Alex Prioras, però forse tra i sequel del Corvo è quello che mi garba di più. Poi recupero di un film che in realtà non è che mi faccia impazzire, che è La Bella e la Bestia, un magico Natale. L'ho preso al mercatino per completezza, perché voglio avere tutti i film della Disney, ma in realtà non è che mi faccia impazzire. Poi un recupero di un regista di una certa portata, che è Satoshi Kon, Tokyo Godfather. Non sapete chi è Satoshi Kon? Vergognatevi, guardatevi Millennium Actress e ne riparliamo. Poi un altro piccolo recupero, Azur e Asmar di Michel Ocelot, che, per chi non lo sapesse, spero di averlo pronunciato bene, io il francese proprio zero, che è il regista di Kirikou. Ed è un regista che ha sempre fatto questi film con questi studi di animazione molto sperimentali. E allora, forse questo non è, cioè, per me Kirikou è inarrivabile, il primo. Kirikou e la strega Karaba per me è veramente un capolavoro. Questo Azur e Asmar è comunque bello, è comunque poesia visiva, ma forse funziona un po' meno di Kirikou. Poi recuperone di un bel peplum trash,
di cui però non ho visto, ho visto solo una recensione, però mi dovrei vedere il film, che è Sangral, la spada di fuoco. Ribadisco, peplum all'italiana. Poi, altro recupero di un altro film live action Disney, di cui il DVD italiano è fuori catalogo, però si può acquistare la versione inglese, che comunque l'audio italiano, questa però è la versione italiana, quindi fuori catalogo, trovata al mercatino, Santa Claus con Tim Allen. Vorrei poter dire che questo è un mito della mia infanzia, ma purtroppo non lo è, perché in realtà quando ero piccolo questi film con Tim Allen non mi piacevano. Li ho rivalutati in seguito, però da piccolo non mi convincevano. Poi un mezzo recupero che è In viaggio con Pippo. Ora io questo DVD in un certo senso lo avevo già, perché avevo ordinato la versione inglese. Il problema è che la versione inglese, pur riportando che ha l'audio italiano, certe volte l'audio italiano c'è, certe volte no. Perché dico questo? Perché sempre il caro Giovanni Giovannone, lui aveva preso la versione inglese, dove effettivamente in copertina c'era scritto che era presente l'audio italiano, sul disco c'era scritto che era presente l'audio italiano, e dentro il disco c'era l'audio italiano. La versione che avevo io, che eccolo qua, che è questo, che è il DVD inglese, qui sotto c'è scritto che c'è l'audio italiano. Sul disco c'è scritto In viaggio con Pippo a indicare che c'è l'audio italiano, ma all'interno non c'è l'audio italiano. Una mezza fregatura. Fortunatamente Amazon mi ha rimborsato tutto, quindi è come se me l'avessero regalato. Si può fare. Al mercatino ho finalmente trovato, per quanto questa sia una versione da edicola, comunque ho finalmente trovato l'edizione effettivamente italiana, quindi c'è effettivamente qui l'audio italiano, quindi finalmente ho questo film anche in italiano. A concludere, un film che non ho ancora visto, che ho preso per il nome del regista, che è David Cronenberg, quindi non proprio l'ultimo degli scemi. Il film è A Dangerous Method, però non l'ho ancora visionato, quindi non mi esprimo. Ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati alla fine di questa lunga, lunga, lunga ennesima camminata. E se siete interessati, la mia collezione di film al momento conta 3118 film, di cui 1851 DVD e 1267 Blu-ray. Ah, oh, mio Dio. Sono stanchissimo, ho la gola a pezzi, non ho idea di quanto questo video sia venuto lungo. Io vi rimando nuovamente a vedetevi il video in cui parlo del mio libro. Per me è importante, porco Giuda, ve lo chiedo per favore. Guardate quel video, condividetelo, fatelo vedere ai vostri amici e ditegli di condividerlo. Io non ho mai, quasi mai chiesto una cosa del genere sul mio canale. E non lo sto chiedendo per questo video, ma per il video precedente, cioè per un video precedente. Mettete mi piace a quel video e condividetelo. Per me è davvero importante. Vi rinnovo di nuovo anche l'invito a qua sotto i link di Amazon ai film di cui vi ho parlato. Fatevi sapere cosa ne pensate nei commenti di questi miei acquisti. E noi ci vediamo, speriamo, alla prossima! Questo qui praticamente è un cofanetto, è un contenitore di carta che contiene diversi... Vabbè, al contrario... ce la fa...